Lo sai, per un gol io darei la vita, la mia vita. Perfetto. Il Torino mi ha accettato un'offerta per 28 milioni di Harry Kane, ragazzi. Ho fatto una plusvalenza di 10 milioni. Quindi abbiamo venduto Kane. Perfetto. Ottimo. Così, all'improvviso, non me lo sarei aspettato. Ok, ragazzi, andiamoci a giocare questo match con il Sassuolo. Importantissimo. Bisogna riprendere il passo della Juventus, che sta andando veramente fortissimo in questo campionato. Ma è ancora tutto aperto. Tanto oggi siamo contro Berardi, che è un nostro obiettivo al calciomercato. Ricordo che abbiamo venduto Kane per 28 milioni, facendo una plusvalenza di 10 milioni, ragazzi, è tantissimo. Per quello che vale Kane, sinceramente, ha fatto bene a venderlo per quella cifra. Palacio, la larga per Mahrez, che rientra, benissimo Mahrez, il tiro di Mahrez, consigli, poi Perisic, ci arriva con un guisto di testa, Ivan Perisic, dal nulla ragazzi, miracolo di consigli su Mahrez, che aveva fatto una grandissima azione, ma poi nessuno ha marcato Perisic, che di testa l'ha insaccata. Attenzione Perisic, recupera un altro pallone, Palacio, Perisic, la mette in mezzo, dove c'è? C'è la Noglu, signori! Primo gol in Serie A per Acancialanoglu. Ma che azione dell'Inter! Mamma mia, ragazzi! Un 1-2 fantastico! Perisic, Palacio, Çalhanoğlu. Acancialanoglu finalmente segna il suo primo gol in Serie A con un grandissimo inserimento. Qui Palacio, Perisic e Çalhanoğlu. Gran gol, 2-0 Inter. Brutto intervento di Musacchio qua, su Floccari. Ammonito Musacchio, giusto. Volevo anticipare il pallone, ma ho dato un segone pazzesco. Attenzione a Berardi qua, che tira bene. Il tiro di Berardi! Andanovic, il miracolo, signori. Che miracolo ha fatto Andanovic. Mamma mia. Lo so. Ma preferisco venderlo che perderlo a zero, sinceramente. Finisce qui il primo tempo, ragazzi. 2-0 Inter. Ok, ragazzi. Sostituisco Perisic e Mahrez per Biabiani e Bolasi. Se ne può andare, c'è la Noglu. Subisce fallo Çalhanoğlu e questa è una buona posizione per lui. Il tiro di Çalhanoğlu! Signori! Che gol di Hakan Çalhanoğlu, signori! Su punizione, una punizione pazzesca. E finalmente Çalhanoğlu fa vedere di che cosa è capace. Un fenomeno, signori. Un fenomeno. Punizione perfetta. E non per niente il miglior tiratore di punizioni del gioco. Ma qui, ragazzi, esemplare, imparabile per consigli. 3-0 Inter. Brozovic la mette in mezzo, dove c'è? Palacio, 4-0 per l'Inter, signori. Vedete? Contro l'Empoli non andava bene niente, contro il Sassuolo va bene tutto. Succede anche questo, ragazzi. Gran azione qua di Brozovic, che ha messo una palla dentro perfetta. Attenzione a Politano che può andare. C'è in mezzo all'area Fernandes. E poi Flor Flores. 4-1 dopo la mega traversa di Fernandes. Il gol della bandiera per il Sassuolo. Finisce qui. 4-1 per l'Inter. Vittoria importantissima a dir poco. Grande prestazione qui di tutta l'Inter. Ma soprattutto a Çalhanoğlu. Ha fatto vedere veramente di cosa è capace. Allora, ragazzi, non credevo fosse così la faccenda. Cioè, la squadra Hellas Verona si è mossa in tale direzione per l'accordo, e l'accordo è stato venduto. Quindi Rodrigo Palacio è stato comprato dal Verona, quindi il prossimo anno non posso più quindi non posso usarlo per contropartite. Intanto Tielemans ha accettato la nostra offerta. Molto bene Tielemans. Proviamo 35 milioni, un giocatore importante. Io direi che possiamo avanzare l'offerta. E se compriamo Tielemans è una bellissima cosa. Allora, aspettiamo ad accettare quella di Dragovic, perché mi toglierebbe veramente troppo. Solo che così il mercato è veramente troppo spezzettato. Allora, troppo bassa per Perin, ragazzi, direi che non si può fare. Attenzione, Berardi ha accettato, ma ha accettato anche Griezmann e Polnardi. Allora, andiamo su Griezmann, ragazzi.
gli offriamo 185, giocatore assolutamente chiave, prima squadra. In questo caso se ne andrebbe Handanovic, ma noi acquistiamo Polnardi. No, accettiamo Polnardi, ragazzi, accettiamo Polnardi. Aspettiamo quindi Berardi e Dragovic. Anche se in realtà per Berardi devo solo offrire il contratto, che vuole tantissimo. Veramente molto. Veramente molto. Vuole veramente tantissimo Berardi. Ok ragazzi, ci andiamo a giocare questo match di Coppa Italia contro il Torino con questa formazione. Eccoci qua ragazzi, San Siro, Inter Torino, match di Coppa Italia. Non ho visto sinceramente, dovrebbero essere gli ottavi credo, non lo so. In ogni caso bisogna a tutti i costi vincere perché qua è scontro diretto. Attenzione Peres, gran parata di Nardi qui. O Nardi, credo Nardi, dato che è francese. Primo match da titolare per lui, già una gran parata. Attenzione a Çalhanoğlu, che se ne va dopo il gran pallone di Kondogbia. E Çalhanoğlu si sta dimostrando veramente un grandissimo giocatore. Gran movimento e gran tiro verso la porta di Padelli, se non sbaglio, che non può arrivarci. Buonissimo il movimento qua, poi di destro batte Padelli e firma l'1-0 per l'Inter a Çalhanoğlu. Attenzione però! Il pareggio del Torino con Vives. Non ho visto sinceramente cosa è successo. Non so come definire questo gol sinceramente. Dopo 3 minuti Vives tira fuori un grandissimo gol. Attenzione perché può andare di nuovo Çalhanoğlu. Ancora fermato in aria Çalhanoğlu. Calcio di rigore. Determinante qui Çalhanoğlu, che andrà a battere anche il calcio di rigore. Se lo merita. Vediamo un po'. Il tiro di Çalhanoğlu. E firma il 2-1 su rigore a Çalhanoğlu. Doppietta per lui. Ancora in vantaggio l'Inter. 3 gol in 10 minuti. Finisce qui il primo tempo ragazzi, 2-1 per l'Inter, bellissimo match. Çalhanoğlu lo tengo ancora un po' in campo. Non vorrei rischiare di perderlo nuovamente per infortunio sinceramente. Attenzione, fallo subito da Palacio. Ed è una bellissima posizione per Çalhanoğlu. Ci proviamo. Çalhanoğlu! Oddio ragazzi, ormai si fa la tripletta. Oddio, che palla di Çalhanoğlu per Shaw! Padelli fa veramente un miracolo. Ma qui ancora Çalhanoğlu. Via Bianchi la mette in mezzo. Dove c'è Manai? Che anticipa tutti di testa, signori! Rei Manai! 3-1! Che gol ha fatto Manai! Mamma mia! Che azione splendida qua di Via Bianchi, che ha messo un cross in mezzo fantastico. Manai qui, ragazzi, ha fatto un movimento spettacolare alla Icardi. Anticipa tutti e di testa, in sacca. E chiude il match. Rei Manai, primo gol con la maglia dell'Inter. E finisce qui 3-1, vittoria importantissima. Andiamo avanti, passiamo il turno. Allora, offerta accettata per Felipe Anderson. Offerta accettata per Dybala. Allora, abbiamo venduto Kane intanto. Allora ragazzi, un attimo, perché qui potrebbe esserci veramente la svolta. Ci potrebbe veramente essere la svolta. Allora, la Lazio ha accettato Felipe Anderson. Basta offrirgli il contratto, ragazzi. E Felipe Anderson è un giocatore dell'Inter. Gli offriamo quello che vuole. La Juventus ha accettato Dybala, ragazzi. Vuole solo 100 milioni. Allora, intanto Masuaku ha accettato l'offerta. Se io accetto... se io accetto Masuaku, mi calano 2 milioni. Ma guardate quanto si alza lo stipendio, il budget stipendi, proprio perché ho venduto Santona al suo posto, che voleva tantissimo di stipendio. Quindi io accetto Masuaku. Adesso Dragovic, aspettiamo un attimo. Direi 200 per Griezmann, giocatore chiave prima squadra. Avanziamo l'offerta e ragazzi, se compro Griezmann, Dybala e tutto il resto, qui esce veramente qualcosa di incredibile.
Allora, ragazzi, io proverei a simulare questo match. Proverei a simulare questo match con l'Atalanta. Ok, signori, è andata bene. Florenzi, Çalhanoğlu e Palacio, 3-1. Gol di Dennis per l'Atalanta. Così andiamo avanti nel mercato, perché qui bisogna andare avanti nel mercato, ragazzi. Non c'è cazzo che tenga. Allora, controfferta ricevuta per Berardi. Oddio, Felipe Anderson e Dybala hanno accettato. Allora, ragazzi, Felipe Anderson è un nuovo giocatore dell'Inter, acquistato. Non cambia praticamente nulla, qualche milione ovviamente, ma nel budget stipendi poco, poco oltre. Dobbiamo aspettare per Dybala, ragazzi, perché se ne vanno troppi milioni e voglio acquistare prima Griezmann. Se riesco a vendere qualcun altro, però. Attenzione, però, ragazzi, perché Felipe Anderson è veramente un nuovo giocatore dell'Inter, eh. Simuliamo tutto. Signori, cioè, per il momento non male questo mercato, eh. Felipe Anderson è un ottimo rinforzo. Masuaku anche. Dobbiamo guardare ovviamente anche ai prossimi mesi, quelli che si avvicinano alla nuova stagione. Contratto rifiutato, offerta accettata per Griezmann, ragazzi. E Griezmann è un nuovo giocatore dell'Inter. Antoine Griezmann, signori, nuovo giocatore dell'Inter, e direi che è un mercato spettacolare. Nel caso potremmo acquistare anche Dybala, ma aspettiamo, ragazzi. Aspettiamo perché. Oddio, ragazzi, Griezmann. Ma ci credete? Icardi Griezmann. Aspetto un attimo proprio perché voglio vedere se Tielemans accetta. Perché se Tielemans accetta, ragazzi. Offerta accettata, ragazzi. Tielemans è un nuovo giocatore dell'Inter. Tielemans è un nuovo giocatore dell'Inter, ragazzi. Spettacolo, spettacolo. Un calciomercato incredibile. Incredibile, ragazzi. Abbiamo fatto una roba pazzesca. Pazzesca. Questa, ragazzi, è la nuova formazione. Felipe Anderson, Griezmann, Mahrez, Çalhanoğlu, Tielemans, Kondogbia, Shaw, Murillo, Musacchio, Florenzi. Tielemans, nel caso, può fare anche il COC al posto di Çalhanoğlu. Io direi, ragazzi, di simulare la partita con il Carpi per cercare di quasi concludere questo calciomercato. 3-2, ragazzi, con Kondogbia, Çalhanoğlu e primo gol di Griezmann con la maglia dell'Inter. Lazzari e Radermatos per il Carpi. Ah, è la Coppa Italia? Credo di essere contro il Napoli. Vabbè, quarti di finale con la Juventus. Perché ho un sacco di giocatori che potrei dar via, ma nessuno mi fa delle offerte. Intanto, guardate, ragazzi, che allenamenti spettacolari. Mamma mia. Ah, ok, Berardi non posso più comprarlo, ragazzi. Quindi dovrei puntare su un'ala destra. Attenzione, offerta per il trasferimento di Ivan Perisic. Però Perisic te lo. Perisic è un giocatore davvero molto importante. Lo dico. Con questi soldi potrei acquistare un'altra ala sinistra. Allora, secondo me, se possono spendere così tanti soldi per 40, me lo comprano. Allora, il West Ham chiede ancora 30 milioni per Perisic. Allora, ragazzi, io la rifiuto perché non avrei il tempo di acquistare qualcun altro, ma soprattutto perché ho già Felipe Anderson. E a me Ivan Perisic mi fa veramente comodo. So che voi mi direte vendilo, 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 ma mi faranno queste offerte comunque anche a giugno, ne sono sicuro. Quindi io gli chiedo 40 milioni, se me li danno bene, se no, amen. Mi dispiace non riuscire ad acquistare Dybala, sinceramente. Mi sarebbe piaciuto prenderlo alla Juventus, ma soprattutto mi sarebbe piaciuto comprarlo per provarlo io. Niente, rifiutiamo Perisic. Come detto, me li faranno anche a giugno queste offerte per Perisic. Allora, non sono interessati al giocatore. Non credo di riuscire ad acquistare Bakkali, anche se potrei fare un cambio con le mie finanze in realtà. Intanto è rientrato anche Mauro Icardi, ragazzi. È rientrato anche Mauro Icardi. Quindi doppie punte. Direi che si può giocare il match con la Juventus, ragazzi. Questa è la formazione titolare: Felipe Anderson, Griezmann, Mahrez, Çalhanoğlu, Tielemans, Kondogbia, Shaw, Murillo, Musacchio, Florenzi e Paul Nardi. Direi che ci siamo.
andiamoci a giocare questo match con la Juventus. Match importantissimo, ragazzi, ovviamente, perché bisogna proseguire qua con la Coppa Italia, dobbiamo andarla a vincere praticamente. È la prima volta che uso determinati giocatori, quali Tielemans, Felipe Anderson e Griezmann. Sono Luke Shaw. Si va a vedere Griezmann. Attenzione, Griezmann davanti a Buffon! Subito Antoine Griezmann fa vedere chi comanda là davanti. 1-0 Inter e niente da fare per Buffon, credo, ragazzi. Ma mi sembrava un altro portiere, sinceramente. Ma mi sembra Casillas, così. Grande scampagnata qua di Luke Shaw. Oh sì, è Buffon. E poi Griezmann, esterno sinistro. Scusate, sì, esterno sinistro. Buca Buffon. Dopo 6 minuti l'Inter è già in vantaggio. E Nardi para così, un colpo di testa, sembrava innocuo, di Marchisio, ma ci arriva Nardì. Allora, con Nardì, ragazzi, dobbiamo avere pazienza, ve lo dico subito, perché è giovane, mamma mia, però, qui che parata. È giovane, e overall non ha tantissimo, ma cresce, quindi bisogna dargli fiducia e avere pazienza. Felipe Anderson, Tielemans, Luke Shaw. Felipe Anderson, ancora per Luke Shaw, attenzione, indietro, dove c'è? Çalhanoğlu, signori, che gol di Hakan Çalhanoğlu, mamma mia, un mancino spietato, preciso, sotto angolino. Ma un'altra azione fantastica di Luke Shaw, ragazzi, stiamo diventando devastanti, stiamo diventando veramente devastanti. Qua Luke Shaw, Felipe Anderson, intesa vincente, poi Luke Shaw l'appoggia dietro, dove c'è Hakan Çalhanoğlu, che spacca la porta con un mancino devastante. 2-0 Inter dopo 20 minuti e la Juventus è un po' in affanno, devo dire. Attenzione, perché Zaza riapre tutto. Gran cross qui di Marchisio. Non ci arriva Murillo qua, che sbaglia un po' il tempo dell'intervento. Niente da fare per Nardi. Gol facile quello di Zaza. Purtroppo la Juventus riapre la partita. Andare Felipe Anderson, si mangia Pogba. Gran palla per Çalhanoğlu. Attenzione, Griezmann. Miracolo di Buffon qui. Un po' indeciso Griezmann. Attenzione, può andare Griezmann. Fermato benissimo da Barzagli qui, e finisce il primo tempo 2-1 Inter. Bellissima partita. Bella palla per Khedira di Marchisio. Il tiro di Khedira. Poi Nardi. Bella parata. Largo per Felipe Anderson. Molto bene qua il controllo di Felipe Anderson. C'è in mezzo Tielemans. Il tiro di Tielemans. Poi Buffon. Poi Mahrez. E Barzagli in calcio d'angolo. Attenzione perché è entrato Morata. Non facciamo fallo. Nardi. Ancora Nardi, ragazzi. Il miracolo di Nardi. Oh mio Dio, Nardi. Oh Nardi, Nardi, Nardi. Poi Mahrez. Lancia Felipe Anderson, che è isolato, ma tiene benissimo il pallone. E la gioca divinamente per Florenzi, che la mette in mezzo. Dove c'è? Griezmann. No, non ci credo. Che parata ha fatto Buffon, ragazzi? Ma cos'è? Mahrez. Felipe Anderson. Ce ne va benissimo Mahrez. Oddio Mahrez, cosa... Mamma mia, ragazzi, cosa ha fatto Mahrez? Non ci credo. Il tiro di Mahrez che chiude il match, signori! 3-1! Mamma mia! Cosa ha fatto Riyad Mahrez? Ha chiuso il match, ma ha fatto qualcosa di splendido! In mezzo a due. Volevo tenere il pallone lì, ma alla fine è riuscito ad andarsene. E con un tiro a giro ha bucato Buffon. Partita tostissima, ma alla fine chiusa. 3-1 Inter e finisce! E finisce qui, siamo a semifinale di Coppa Italia, ragazzi. Meritatissima. Meritatissima, grandissima Inter, ragazzi. Che Inter stiamo costruendo.